Allora, Villers-Bordon, tu in effetti qualcosa per la cultura l'hai fatto, però siamo a Muggia, non a Trieste. Ti piacerebbe fare il sindaco di Trieste? Ma in questo momento no, a dirti la verità. Per quale motivo? Per un semplice motivo, direi che oggi è praticamente con questa giunta e con queste forze politiche che amministrano Trieste è impossibile governare, quindi finirei per essere un ostaggio. Senti, si dice di te, siccome prima parlavamo con Rotelli, con Basaglia, che tu sei un po' l'uomo dei telefoni in questo momento, cioè anche di Basaglia si diceva questo, che passava tutto il tempo a telefonare in giro per far venire la gente, per esportare la psichiatria. Tu chi hai portato a Muggia con questo sistema di telefoni? Con i telefoni e anche un po' con varie iniziative, posso ricordarti che già nel 71, lo ricordavo proprio ieri, di un amico a Muggia venne per esempio Gisela Mai, che è probabilmente l'interprete più affermata in questo momento delle musiche di break che ci sia al mondo, e poi via via sono succeduti tanti personaggi del mondo artistico e culturale. L'altro anno ricordiamo Edoardo De Filippo, no? Dario Fo e tante altre iniziative, per alcuni versi anche quasi esagerate vista la dimensione di Muggia, ma d'altra parte, come dicevi tu prima, siamo a Muggia, per fortuna dico io, e vicino abbiamo una città come Trieste dove soltanto l'anno scorso si è di fatto impedito di fare un concerto di vaste dimensioni solo perché non si poteva usare lo stadio. Siamo quindi di fronte ad una città che attende con speranza di avere un circuito culturale di vaste dimensioni e degli amministratori che mi pare non hanno la dimensione giusta. Sì, va bene, ma se fossi tu il sindaco di Trieste, cosa faresti? Ma innanzitutto cercherei di collegarmi a tutto il mondo culturale che esiste a Trieste, che è fatto anche di persone appunto che danno moltissimo allo spettacolo e alla cultura. In secondo luogo cercherei di usare Trieste, la città, questa città stupenda con i suoi parchi, con le sue piazze, con i suoi posti straordinari, per animarla costantemente, per non fare solo una cultura chiusa nei teatri. E in terzo luogo cercherei di fare di Trieste un punto di riferimento anche della grande cultura, del grosso spettacolo. Io credo che Trieste abbia tutte le qualità, pensiamo a Firenze, Trieste può essere una Firenze. Mi pare quindi che ci sia tanto da fare e invece si è fatto così poco, forse questo è il dramma più grosso.